Rieccoci con questa proposta. Andiamo ad esercitare una delle opzioni che il nuovo regolamento permette, in particolare l'Assemblea Capitolina ha la facoltà, in deroga a quelli che sono i parametri tecnici inseriti appunto all'interno del regolamento, di attribuire la competenza gestionale sugli impianti ai municipi oppure al Dipartimento, indipendentemente appunto dalle caratteristiche tecniche, ma facendo anche altre valutazioni. In questo caso parliamo di due impianti sportivi comunali che si trovano entrambi nel secondo municipio di Roma. In particolare uno dei due è la celeberrima piscina di Via Como, che finalmente è in costruzione. I lavori stanno andando avanti dopo essere rimasti fermi per tanto tempo. È una vittoria di tutti, secondo me. Possiamo essere orgogliosi come città di aver finalmente sbloccato una vicenda che appunto si era fermata molto tempo fa. Quindi l'impianto sarà realizzato presumibilmente entro la fine dell'anno, e quindi per questo motivo noi ci portiamo avanti. La delibera che andiamo a votare attribuisce la competenza su questo impianto al municipio, che quindi avrà tempo di predisporre gli atti necessari a pubblicare il bando di gara e appunto assegnare la gestione dell'impianto, auspicabilmente nel momento in cui i lavori saranno finiti, proprio per evitare quello che ahi noi purtroppo in passato è accaduto, ovvero che impianti sono stati realizzati nuovi di zecca, le chiavi però sono rimaste negli uffici del Dipartimento o dei municipi e quindi quegli impianti poi non si sono aperti immediatamente e purtroppo sono stati oggetto di atti vandalici, di deperimento, eccetera. E quindi poi sono serviti nuovi lavori, nuovi anni di attesa per poterli riaprire. Vogliamo evitare tutto questo e quindi approfitto ovviamente per ringraziare anche il municipio che si fa carico di un compito importante, quello appunto di predisporre gli atti per una procedura di affidamento e viceversa per quanto riguarda invece l'altro impianto, quello di Campo Artiglio, dove appunto la Commissione anche in questi anni si è recata in sopralluogo più volte, abbiamo affrontato le questioni che riguardano una palestra che anche in questo caso realizzata appunto non si è mai aperta e quindi in questo momento ovviamente necessita di lavori per poter essere aperta al pubblico. In questo caso, diversamente dal precedente, la competenza sarà attribuita al Dipartimento Sport, che quindi avrà appunto l'obiettivo di recuperare un bene importante per il territorio e che per troppo tempo è rimasto inutilizzato. Ci sono tre emendamenti a questa proposta e anticipo quindi il voto favorevole a tutti e tre gli emendamenti e poi alla delibera finale. Grazie.